Amici di Radio Universal, tifosi del Chievo Verona, in questa occasione abbiamo ospite a casa Chievo Walter Birsa. Benvenuto Walter. Ciao, buonasera. Allora Walter, è passato il Napoli, ovviamente con il rammarico di non essere riusciti fino in fondo a giocarsela, e adesso arriva il Milan. Beh, sotto a chi tocca? Ma vabbè, era una partita molto complicata, anche perché loro sono appena in forma, sono messi bene, sono anche stati molto bravi. Forse abbiamo fatto troppo veloce gol, così ci toccava un po' difendere troppo presto, però il calcio è così. Loro hanno fatto la prestazione con cui si vede che mettono quello posto che hanno, e adesso noi dobbiamo cercare la nostra chance contro Milan. Speriamo di fare meglio e prendere qualche punto. Quindi per far meglio dici aspettiamo un pochino prima di fare il gol per non farlo troppo presto? No, sarebbe sempre bello, qualsiasi minuto fare gol sempre bello, però è vero che qualche occasione fare troppo presto gol potrebbe essere anche gestire un po' partita un po' in diversa maniera. Adesso come abbiamo fatto noi, forse abbiamo anche preso troppo veloce, però diciamo che è andata così. Adesso oramai sono passati già qualche giorno, abbiamo già dimenticato. Non è che dobbiamo presentare molto il Milan, però è una squadra che ha avuto lo scivolone nello scorso turno e quindi verrà qui a Verona per vendere cara la pelle. Sì, vabbè, Milan sarà sempre una grande squadra, anche nonostante qualche problemino che ce l'hanno, però adesso sono almeno in queste ultime partite, tranne quella a Sassuolo, hanno dimostrato di essere una squadra che ha cominciato anche molto correre, lottare, pensare a vincere, e questo è un altro Milan che abbiamo anche vissuto in primi sei mesi, perciò sarà una partita molto difficile, però è su di noi che dobbiamo fare una prestazione importante e provare di fare qualcosa. A proposito di Milan, la maglia rossonera tu l'hai avuta sulle spalle, che sensazioni hai a ripensarci oggi? Vabbè, sicuramente come carriera sarà il momento più, diciamo, l'annata più importante, perché comunque avere la maglia di Milan significa tanto. Perciò sono stato molto orgoglioso di tenere questa maglia e anche molto contento per avere questa occasione. Cioè, io adesso non posso fare più che altro che ringraziare per l'opportunità, però adesso ormai siamo separati, io sto dall'altri colori che mi piacciono tanto e spero di fare bene con questi colori. Diciamo che se il Milan cerca tre punti importanti per la sua lotta per la Champions, beh, il Chievo vuole chiudere il discorso salvezza e quindi anche lui li vuole i tre punti, no? Ma noi mi sembra che abbiamo un po' cambiato la mentalità, nel senso che vogliamo sempre tre punti. È vero che ogni anno noi cominciamo con una lotta per salvezza, però in quest'anno abbiamo anche dimostrato di poter fare qualcosa di più, e secondo me sarà adesso un po' sbagliato di non provare di fare qualcosa che così, con qualche punto adesso in più, avere più velocemente possibile, ci possiamo togliere anche grandi grandi soddisfazioni dopo, fino alla fine di stagione, e questo sarebbe importante. Walter Birsa è il nostro trequartista, quindi un punto nodale importante del campo. In che forma ti senti in questo momento? Ma diciamo che noi siamo una squadra dove dobbiamo essere sempre uniti, e fin quando siamo così diciamo che siamo tutti in forma, perciò da noi si gioca. Ogni volta che la squadra fa bene, ogni singolo fa anche bene, perciò quando uno fa un po' meno bene anche la squadra va forse un po' meno bene, però diciamo che io mi sento bene nonostante un po' di diciamo una partita un po' meno bene contro Napoli, però siamo sempre stati, diciamo, anche per me stesso, sempre provare di fare
di fare il massimo. Questo secondo me è molto importante e proviamo anche adesso di fare questo. Poi col lavoro si può fare sempre meglio, questa è la mia opinione sempre, e cercheremo anche io di primo di fare ancora meglio. Visto che tu giochi lì davanti, c'è in questo momento un problema attacco oppure no? Ma non so se possiamo parlare ancora di problema. È vero che in ultime partite non abbiamo fatto tanti gol, però è vero anche che abbiamo vissuto anche squadre molto molto importanti. Nonostante che in primo tour, cioè prima parte di stagione, abbiamo fatto forse qualche gol di più, però è vero anche che adesso tutti non prendono più Chievo come una piccola squadra, ma come una squadra che ci può fare male. Sicuramente qualche gol in più dobbiamo fare per vincere partite, altrimenti non possiamo sperare a vincere. Però, come detto, con la tanta serenità e lavoro in tutta la settimana, poi arriveranno anche i gol. Ti faccio fare un po' di conti, un po' di matematica. Quanti punti mancano alla salvezza? Ma quanti punti? Difficile dire, perché abbiamo visto che anche quelli dietro non mollano. Vuol dire che noi dobbiamo prendere i più punti possibili più presto. Però, come già detto, abbiamo fatto molto bene fino adesso e sarebbe un peccato di adesso lasciare un po' e ritornare nelle zone dove, secondo me, almeno in quest'anno non le meritiamo. Perciò ho già detto, ci mancano mi sembra 10 partite. Noi dobbiamo fare il massimo per prendere i punti più veloce possibile, e poi vediamo anche altri come fanno, perché fin quando non sarà matematicamente finita, sarà sempre la lotta, però la matematica è un po' strana qualche volta. Secondo te, guardando la classifica, il Chievo ha i punti che merita, ne ha di più, ne ha di meno? Ma diciamo che secondo me anche qualche puntino in meno rispetto a quello che potevamo avere, perché qualche partita abbiamo anche, diciamo, ci sta che anche abbiamo qualche partita sbagliata, forse in maniera non proprio buona, però è vero che anche qualche partita è girata proprio male. Secondo me in qualche partita che è girata male ci potrebbe anche essere qualche punto in più, e se avremo questi punti in più sarebbe già un discorso diverso adesso. Senti, tu che rapporto hai con i ricordi, con quello che vivi nel calcio? Hai un diario, scrivi qualcosa, oppure guardi soltanto le cose come accadono e ci pensi su? No, non scrivo nessuna cosa, cioè vivo ogni giorno, provo a fare il massimo ogni allenamento che mi trovo, in ogni posizione, ogni cosa che mi trovo, provo a essere diciamo più sincero con me stesso e fare le cose come si devono fare. Poi le cose passano, arrivano momenti belli, momenti brutti, però si deve andare sopra, non pensare tanto al passato, perché comunque qualche volta ti aiuta, ma spesso è meglio guardare in avanti. Adesso ti voglio chiedere una cosa simpatica. Mi dici veramente che cosa pensi per il fatto che sempre non riesci a finire la partita, che Maranti sostituisce prima? Dici, porca vacca, anche stavolta speravo di arrivare in fondo. No, ma vabbè, sono scelte di mito, qualche volta anche io ero abbastanza stanco, perché comunque, già detto, c'è anche dobbiamo sacrificare tanto, e è giusto che qualche volta ci danno le nuove forze dentro, che così possono alzare il ritmo, però alla fine io non mi preoccupo di questa cosa, perché comunque ogni scelta che fa mister lo fa perché vuole alzare il ritmo, e questo è giusto. Poi è normale che anche io mi piacerebbe rimanere sempre al campo, però sono cose che si devono rispettare, e è giusto così.
quindi va a finire che se domenica prendi il Milan e segni un paio di gol, poi ti tira fuori perché il pubblico ti applauda, ma ti tira fuori ancora. Vabbè, vediamo quello, anche se faccio, sarebbe bello, anche se poi mi tira presto fuori, però diciamo che, come detto, no, il discorso è sempre quello che cosa sarà il meglio della squadra. Poi è normale che qualche volta, quando ci serve, sono anche i posti dove i giocatori si cambiano di più, perché comunque spendi tanto, fai tante cose, poi anche come trequartista al Chievo devi anche aiutare un po' indietro, non puoi solo pensare all'attacco. E poi è giusto che poi qualche volta, quando anche hai possibilità di dare dentro qualcuno che ti può dare qualcosa, è giusto che si fanno come scambi. Hai parlato giustamente dell'aiuto e della squadra, no? E questo è un presupposto fondamentale per il Chievo, il gioco di squadra. Però tolgo un attimo un angolino e dico, hai fatto delle prestazioni singole tue veramente fantastiche quest'anno, ne sei conscio, immagino. Sì, però è vero che potevo anche fare qualcosina meglio. Se io rimango sempre sul discorso che è vero che sono state prestazioni molto importanti, è vero che anche devo migliorare su altri aspetti. Lo sappiamo tutti che qua è un ambiente dove ci dobbiamo aiutare, dobbiamo stare sempre uniti, e così ci salviamo, così facciamo le buone prestazioni, e anche anche tutto quanto è merito poi di compagni, di staff, di gente che ci dà la possibilità di lavorare molto bene. E questa è la cosa con quale si può fare bene, e questo è capitato quest'anno a me. E insomma, punto di partenza, una grande partita contro il Milan, dai. Sì, secondo me sarebbe bello. Sarebbe bello, perché comunque Milan è una squadra importante. Se facciamo una grande partita e prendiamo i punti, sarebbe una cosa molto bella. Come sempre, l'ultima cosa che ti lascio è quella di un saluto, un abbraccio, un pensiero per i tifosi. Sì, niente, io volevo solo ringraziarli, perché comunque erano tutt'anno con noi, spero che rimangano fino alla fine, che fanno tifo per noi, che ci stiano con noi, perché comunque noi abbiamo bisogno sempre anche di loro, vedere la soddisfazione, vivere soddisfazione con loro, e questo ci dà anche tanta energia per avanti. Perciò li saluto, spero che li rivedo tanti la domenica, e che vinciamo la prossima partita. Grazie Walter. Grazie a voi.